Lo chiamano cane dorato ed è considerato davvero un cane d'oro, di nome di fatto. Ma che cosa rende il Golden Retriever così irresistibile? Spesso viene confuso con il Labrador, quando in realtà questi due cani hanno origini diverse. Gli antenati del Labrador sono arrivati dal Canada, mentre il Golden è nato proprio in Europa. Tra l'altro sono diversi anche caratterialmente, ma ci torniamo più avanti. In questo video voglio raccontarvi la vera storia del Golden Retriever e per farlo dobbiamo partire da un'antica leggenda. Un lord, figlio di un noto banchiere scozzese, una sera entrò nel tendone di un circo russo e vide un gruppo di misteriosi cani dal mantello dorato. Questi cani, probabilmente pastori del Caucaso, si stavano esibendo in una serie di esercizi di agilità ed erano fenomenali nel riporto. Il lord, allora, ne rimase così affascinato da sborsare una fortuna per comprarli, con l'obiettivo di portarli nella sua tenuta e allevarli per creare una razza del tutto nuova. Detta così, sembra solo una favoletta, ma per molti anni la storia delle origini del Golden Retriever è stata proprio questa. Soltanto quando gli appunti di quel lord, che si chiamava Dudley Coutts Marjorie Banks, furono ritrovati da un suo pronipote nel 1952, la vera storia del Golden finalmente venne alla luce. E vi anticipo che ha ben poco di poetico. Prima di continuare però iscrivetevi al canale YouTube di Kodami, cliccando sul tasto iscriviti e attivate la campanella delle notifiche. A voi non costa niente, ma ci aiuterà a far crescere il canale e a pubblicare altri video come questo. Nella seconda metà dell'Ottocento, i nobili britannici amavano dedicarsi alla waterfowl hunting, ovvero la caccia sportiva di uccelli acquatici come anatre, oche, eccetera. In quel periodo però, i vecchi fucili ad avancarica stavano lasciando il posto alle nuove armi a cartuccia, che di fatto cambiavano il modo in cui si svolgeva la caccia, la rendevano più veloce e permettevano di catturare un numero di prede decisamente maggiore. Per stare al passo con le novità c'era bisogno di cani più agili sia dentro che fuori dall'acqua, e i vari setter, Twitter Water Spaniel e Wavy Coated Retriever che erano stati usati fino a quel momento non erano più abbastanza. Pensate che il Tweed Water Spaniel si estinse addirittura proprio perché non serviva più. Sir Marjorie Banks, poi diventato Lord Tweedmouth per il suo prestigio sociale, amava gli animali tanto quanto cacciarli. Ed ebbe un'idea: creare una razza nuova che prendesse il meglio delle precedenti. Una sorta di cane da riporto perfetto, intelligente, agile e che fosse anche socievole con tutti durante le battute di caccia. Come prima cosa, Lord Tweedmouth acquistò un Wavy Coated Retriever di nome Noose nel 1867 e poi lo portò nella sua immensa tenuta di campagna a Tomich, nelle Highlands scozzesi. Piccola curiosità, nella sua tenuta Lord Tweedmouth fece costruire casa Guisachan, una grande dimora poi abbandonata dopo la sua morte, dove ancora oggi si organizzano raduni di Golden Retriever da tutto il mondo. Tornando a Noose, questo cane aveva una particolarità: era l'unico cucciolo con il manto dorato nato da una coppia di cani con il mantello nero, cosa piuttosto insolita, visto che la maggior parte dei Wavy Coated Retriever, progenitori dell'attuale Flat Coated Retriever, avevano appunto il mantello nero. Questo particolare del mantello dorato di Noose colpì molto Lord Tweedmouth, che decise di mantenerlo anche nei discendenti. Annotando tutto su un libro genealogico, fece accoppiare Noose e poi i suoi figli e nipoti tra di loro, inserendo in questa selezione un numero limitato di individui che appartenevano ad altre razze, 5 nello specifico: Wavy Coated Retriever, Tweed Water Spaniel, Setter, Labrador Retriever River e Bloodhound, o cane di Sant'Uberto, un cane che ha un super potere. Possiede fino a 400 milioni di ricettori olfattivi, quasi il doppio della media degli altri cani, e centinaia di milioni in più di noi, che ne abbiamo appena 10 milioni al massimo. Il DNA del Bloodhound probabilmente è uno dei motivi per cui anche il Golden ha un olfatto particolarmente fine, fatto che, unito alla socievolezza, fa sì che spesso questo cane venga impiegato come cane antidroga o per la ricerca di persone scomparse. Lord Tweedmouth cominciò a distribuire i suoi cuccioli dorati fra parenti e amici, ma la razza non aveva ancora debuttato in società. Fu la figlia di Lord Tweedmouth, Lady Aberdeen, la prima a registrare ufficialmente un Golden Retriever, anche se, fate attenzione, la razza non aveva ancora un nome e sulla carta non esisteva. Il cane di Lady Aberdeen, che si chiamava Lady, fu registrato in Canada nel 1894 come Flat Coated Giallo
e due dei suoi cuccioli, Cullam Brass e Cullam Cooper, furono ceduti a un amico di famiglia, Lord Lewis Harcourt. Questo passaggio è importante perché è da questi due esemplari che derivano il 99% dei Golden con pedigree che abbiamo oggi. Lord Harcourt fu anche il primo a iscrivere dei Golden alle mostre canine, riscuotendo subito un enorme successo di pubblico. Proprio in una di queste mostre, i suoi cani attirarono l'attenzione di Mrs. Winifred Charlesworth, una cinofila dell'epoca passata alla storia come la madre dei Golden Retriever. Mrs. Charlesworth dedicò tutta la vita a questi cani con l'obiettivo di farli accettare ufficialmente. Fondò il Golden Retriever Club of England e contribuì a perfezionare la razza, rendendola più agile ed efficiente. Grazie ai suoi sforzi, dal 1920 venne finalmente adottato il nome Golden Retriever, che si traduce come cane da riporto dorato. La razza però fu riconosciuta dall'ente di cinofilia inglese soltanto 40 anni dopo, nel 1960. Occhi marroni e sguardo dolce, mantello liscio o ondulato, ma sempre accompagnato da un sottopelo impermeabile. L'acqua non raggiunge la cute, si ferma tra il pelo e il sottopelo. Così come lo conosciamo oggi, il Golden Retriever ha conquistato tutto il mondo, fino a diventare, secondo le statistiche dell'ENCI aggiornate al 2021, il quarto cane più diffuso in Italia. Attualmente esistono tre varietà di Golden: la varietà americana, quella canadese e naturalmente quella inglese. Le differenze sono per lo più a livello estetico. Gli allevatori americani e canadesi, per adattare il Golden Retriever alle esigenze del mercato, li hanno resi più voluminosi con un pelo più folto e morbido. Gli occhi, che nella variante tradizionale sono rotondi, sono diventati a mandorla, mentre la testa più leggera e armoniosa. In ogni caso, quello che accomuna tutti i Golden sono le problematiche genetiche a cui sono soggetti, come la displasia dell'anca e del gomito, ma anche una predisposizione anomala allo sviluppo di tumori, in particolare la mangiosarcoma e il linfoma. Pensate che se la percentuale delle neoplasie nelle altre razze è del 20%, nei Golden Retriever arriva fino al 60%. Le cause di questa predisposizione non sono note, ma gli studi scientifici evidenziano un problema con l'ereditarietà, dovuta sia agli allevatori poco seri che con gli anni, solo perché i Golden erano di moda, li hanno allevati in modo intensivo, senza preoccuparsi di scegliere accuratamente i cani riproduttori, e sia, per non dire soprattutto, perché i capostipiti della razza sono pochissimi e quasi tutti imparentati con Nus, con un'altissima consanguinità a monte che ha finito per trasmettere le mutazioni genetiche di padre in figlio. La vita con il Golden Retriever potrebbe sembrare tutta rosa e fiori: docile, intelligente, cosa può mai andare storto? Beh, il Golden è davvero una razza piena di qualità, ma c'è da dire che questi cani hanno bisogno di fare tanto moto e di giocare all'aria aperta per dare sfogo alla loro indole di riportatori seriali, altrimenti anche loro possono fare dei danni in casa. Un'altra caratteristica da non sottovalutare è la loro estrema sensibilità, cosa che li differenzia dai loro cugini Labrador. Il Labrador è più vivace e cacciarone, passatemi il termine, mentre il Golden è una specie di spugna emotiva. È documentato da ricerche sui livelli di cortisolo ematico, ad esempio, che anche i Golden durante le attività di pet therapy possono subire stress negativo che somatizzano, sviluppando allergie cutanee e diarree, ma anche veri e propri problemi comportamentali, come per esempio comportamenti di possessività compulsiva o stati di ansia da separazione. Solo perché sono buoni e non reagiscono male non significa che possiamo usare i Golden come jolly in ogni situazione, fino allo sfinimento. Per tutte queste ragioni, che rendono la loro gestione più delicata di quello che si potrebbe pensare, perfino cani adorabili come i Golden possono essere messi alla porta e abbandonati. Su Facebook c'è un gruppo che si chiama SOS Golden Abbandonati, che conta oltre 21.000 iscritti. Perciò la raccomandazione è sempre la stessa: se volete un Golden Retriever, cercate il canile più vicino e date una famiglia a chi altrimenti rischia di passare tutta la vita in una gabbia. Ma soprattutto adottate sempre con criterio e fatevi assistere da un educatore cinofilo per qualsiasi problema doveste incontrare in futuro. Ebbene, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi invito a scrivere in un commento di quale razza volete sapere di più. A presto!